Buonasera a tutti, benvenuti, buonasera Eminenza, e con gran gioia che l'accogliamo questa sera in questa sala rinnovata. Rinnovata nel cuore tecnologico per l'installazione di un eccezionale proiettore digitale che ci permetterà di continuare l'attività di cinema anche adesso che le vecchie pellicole 35 mm andranno in pensione, e che ci apre anche nuove frontiere come la proiezione di eventi live o direttamente da internet, da satellite. Ma è una sala rinnovata anche nelle idee. Ci stiamo impegnando a far nascere un gruppo che si occupi dell'animazione culturale di questo territorio e che faccia vivere a questo cinema il vero significato di sala della comunità. Una sala al servizio di una pastorale organica e integrata per la catechesi, per l'evangelizzazione e per la dimensione caritativa. Giovanni Paolo II ci ricordava come le sale della comunità siano propedeutiche al Tempio, punto di riferimento e di interesse anche per i lontani, servizio al popolo di Dio, ma anche a tutti i figli di Dio ovunque dispersi. La sala della comunità, continua Giovanni Paolo, diventi per tutte le parrocchie il complemento del Tempio, il luogo e lo spazio per il primo approccio degli uomini al ministero della Chiesa e per la riflessione dei fedeli più maturi una sorta di catechesi che parta dalle vicende umane e si incarni nelle gioie e nelle speranze degli uomini. È da queste parole che vogliamo lasciarci guidare in questo nuovo cammino e da questo spirito che vogliamo farci animare. Ringrazio fin da ora tutti coloro che ci sosterranno, ci saranno vicini, accompagnandoci in questa nuova missione, e chiediamo a lei Padre la benedizione. Noi vi invitiamo ad alzarvi in piedi un momento perché vorremmo fare una preghiera di invocazione, di benedizione dal Signore. Nel nome e di arrivare a tutto il mondo, quindi nessun ambiente, nessuna realtà e situazione della vita che comprende la parola mondo, diciamo così, è estranea all'annuncio del Vangelo. Il Vangelo non è chiuso solo dentro le chiese, parla di mondo, il mondo va oltre la chiesa materiale, non è chiuso solo dentro le nostre realtà, ma deve essere portato sul terreno fondamentale in cui gli uomini esprimono anche la loro cittadinanza, il loro pensiero, le loro arti, i loro linguaggi di comunicazione, al cinema, al teatro, adesso i nuovi miti anche, no? Digitale e così via. E tutto questo fa parte dell'esperienza dell'uomo. Ogni esperienza umana è chiamata ad essere evangelizzata, perché il Vangelo non si sovrappone a tutte queste realtà umane, ma le purifica, le salva, le rende più vere, più autentiche, strumenti di appunto promozione integrale della persona umana e di una società più a misura di uomo e non solo più a misura di cose materiali, di profitto, di iniziative estrinseche anche alla vita morale e spirituale dell'uomo. Poi sappiamo bene che se la fede non è inculturata, non riesce ad esprimere in pienezza la sua potenzialità, perché noi crediamo in un Dio che si è fatto uomo, si è incarnato, e il mistero dell'incarnazione ci dice che Cristo ha assunto tutto ciò che è umano, eccetto il peccato, e quello distrugge l'uomo. Lui però l'ha vinto il peccato, e l'ha vinto entrandoci quasi dentro in qualche modo, perché San Paolo dice che si è fatto addirittura peccato per salvarci. E quindi ha assunto pienamente tutte le realtà umane. In questo senso la cultura è la via privilegiata attraverso cui il Vangelo può raggiungere l'esistenza concreta di ogni persona,
sia credente, sia non credente, sia vicina, sia lontana, sia indifferente, chiamiamolo come vogliamo. Quindi io sono contento che questa parrocchia, che insomma rappresenta anche un segno molto importante, autorevole, ricco di fecondo spirito salesiano, anche cristiano, quindi fino in fondo, abbia deciso di fare questa iniziativa, di mettere a posto questo teatro, questo cinema, certo con delle risorse anche notevoli, credo, ma con un ritorno che sarà certamente enormemente superiore a tutto ciò che si è impegnato. Perché in un quartiere come questo, in una città come questa, c'è bisogno indubbiamente di mostrare che la fede cristiana non è chiusa solo dentro determinati ambiti religiosi, confessionali, diciamo così, ma aperta veramente a un pluralismo di idee, di proposta, che ha sempre una sua specifica identità, che questo non la può mai dimenticare, non la può ignorare, però sa dialogare con tutti, sa mettersi in gioco, diciamo, sui grandi linguaggi, sulle grandi vie di comunicazione proprie del mondo moderno. Gesù ha detto di predicare in tutto il mondo, quindi in ogni ambiente, in ogni situazione, e poi ha aggiunto ad ogni creatura anche, e che significa che ogni persona umana nella sua realtà concreta, storica, ha bisogno del Vangelo. Nel Vangelo può trovare la fonte della sua vita, la fonte della sua crescita, della sua promozione, sia culturale,